Ancora in studio, benvenuto a Nicola Vasai, direttore della nostra testata giornalistica. Buonasera Patrizia. E buonasera al super ospite di questa sera, Luca Salvetti, candidato di un'ampia coalizione di centro-sinistra per la poltrona di sindaco a Livorno, laboratorio per la sinistra, è il titolo di questo blocco della trasmissione. Buonasera Luca Salvetti. Buonasera a voi, buonasera a tutti i telespettatori, ben trovati. Sei un collega, dunque io ti darei del tu. È difficilissimo quando ci troviamo con i colleghi dall'altra parte, ma insomma, scegliamo il tu. E allora, subito con il dibattito. Assolutamente sì. Veniamo da un dibattito piuttosto acceso sulla questione dello Ius Soli, se ne è parlato nei giorni scorsi in occasione di quella vicenda tremenda, finita bene grazie all'eroismo, al coraggio di due ragazzini nati in Italia e figli di immigrati. Qual è il suo pensiero, il tuo pensiero su questo? Beh, cosa posso dire? Sicuramente io ho un'opinione personale, in questo caso correndo per la carica di sindaco posso dire che la carica stessa in sé non ha margini di decisione su questo fronte, è il governo, lo Stato che deve decidere la linea da tenere. Io posso solo dire che il governo precedente aveva avviato il percorso che ha portato poi alla legge, poi però si è fermato, non lo ha portato a termine. Mi auguro che magari questo governo riesca a mettere insieme tutti i tasselli per poter avere una legge seria e all'altezza di un paese civile e democratico. Quindi come sì, allo Ius Soli è il momento. L'altra cosa. Sicuramente io vorrei dire una cosa, che se si decide, non possiamo fare figli o figliastri, se si decide in un senso la cittadinanza deve essere data magari al ragazzo che fa l'atto eroico, quello a cui ho fatto riferimento, o magari anche al giocatore di calcio perché fa tanti gol e allora conviene, ma deve essere data in maniera univoca a tutti coloro che la richiedono, a tutti coloro che hanno i requisiti. Non possiamo fare figli o figliastri, secondo me. Luca, dicevi il governo, no? L'appello al governo per quanto riguarda questo tipo di provvedimento. E allora, un governo, diciamo, dalle due teste, una parte leghista, l'altra nel Movimento 5 Stelle, Movimento 5 Stelle che, diciamo, come candidato del centro-sinistra vai in qualche modo a combattere. 5 anni fa, per tutta una serie di questioni, Livorno finì proprio 5 Stelle con il sindaco Nogarin. Era un laboratorio, doveva essere un laboratorio. Dopo Parma era una delle prime città che venivano amministrate. Ovviamente ti candidi contro, quindi non avrai un giudizio positivo. Ma perché non hai un giudizio positivo? Cosa non è andato in questo laboratorio? Io giustamente, giornalisticamente l'ho fatto, l'ho sempre fatto anch'io, sono stati usati dei termini in questo caso nella domanda di combattere, andare contro, ci stanno nel confronto politico, è comprensibile giornalisticamente parlando. Io ho impostato una campagna però che al di là dell'andare contro, combattere, io vorrei che in questa città tutte le forze migliori, e dico tutte le forze migliori, potessero dare un contributo perché questa città ritrovi un attimo il sorriso. Questa è una città, era una città allegra, una città che ha sempre vissuto anche momenti più difficili con grande voglia di fare, con grande grinta ed entusiasmo, e queste sono tutte caratteristiche che sono state perse in questi anni, non dico negli ultimi 5 anni, dico negli ultimi anni, e noi dobbiamo lavorare su questo, tra l'altro secondo me dando forza anche ad alcune cose che magari sono state fatte anche bene dal governo che ci ha preceduto. Io girando per la città però mi rendo conto che le persone che avevano riposto fiducia in questa novità che arrivava da Livorno 5 anni fa
al momento attuale sono molto scontente e deluse. E quindi questo aspetto, che magari era prevedibile per chi aveva votato contro i 5 Stelle, era meno prevedibile per chi aveva votato a favore dei 5 Stelle, ma la realtà delle cose è questa. Sono state fatte tante scelte sbagliate per una città che aveva delle caratteristiche, e quelle caratteristiche non sono state tenute di conto. Vai. Ti presenti con un'ampia coalizione, come diceva Patrizia poco fa, no? Che coinvolge molte forze civili, una coalizione che guarda a sinistra, una sinistra che per Livorno, insomma, vuol dire tanto, il Partito Comunista è nato proprio lì, e una sinistra alla quale gli elettori 5 anni fa hanno voluto in qualche modo dare un segno di cambiamento anche con quel voto. È successo tutto, il contrario di tutto in questi 5 anni, non soltanto a Livorno, ma nella sinistra nazionale, insomma, il periodo del renzismo che poi è tramontato. Adesso siamo davvero in una nuova epoca. Può essere oggi Livorno un laboratorio per il centro-sinistra e per la sinistra in generale? Senti, io ti rispondo con un aneddoto. Io mi sto interrogando su quando è nata l'idea di Luca Salvetti candidato sindaco, chi ce l'ha avuta per prima questa idea, e ancora non l'ho ben capito. Però ti posso dire una cosa, che io ho parlato con tante persone, prima in quel caso da giornalista, che aveva già cominciato a fare delle trasmissioni politiche, e siamo ai primi di gennaio, e dopo le trasmissioni politiche mi intrattenevo con gli ospiti che avevo di tutti i partiti, di tutti gli schieramenti, e alcuni di loro mi hanno chiesto: ma tu come la vedi? E relativamente al centro-sinistra io avevo detto che l'unico modo per poter tornare a proporsi all'elettorato in maniera intelligente era quello di creare una coalizione più ampia possibile, che andasse anche a coinvolgere coloro che erano stati avversari 5 anni fa, e affidare questa cosa a un candidato che non avesse tessere di partito, che rappresentasse la città, che magari la conoscesse bene. E ho finito lì il mio discorso. Poi, a distanza di un mese, quando mi è arrivata la telefonata, mi sono trovato a pensare che magari quel discorso ha suscitato la curiosità, la voglia di ragionare in questo senso, e poi è venuta fuori la richiesta che ha Dov'eri fatto a me. quando ti Quindi hanno l'idea chiamato? era proprio quella di ampliare. Io ero al Festival di Sanremo, ero inviato al Festival di Sanremo, come accade da 28 anni a questa parte, e lì naturalmente avevo appena finito un'intervista ad Andrea Bocelli, tra l'altro, e lì mi sono trovato nella sala conferenze stampa con chi dall'altra parte mi faceva una proposta del genere. Io ho detto: alt, fatemi ragionare un attimo, io sono qua a fare completamente altre cose, datemi il tempo di rientrare e Perché hai ragionare detto di insieme. sì? Di Perché hai sicuro detto gli ho di sì? detto io. Veloce. Ecco, non, Ecco, una infatti, risposta ho subito di ragionato su pancia. questo. E il discorso è stato questo: io ho raccontato per questa città per 30 anni, dal 91 in poi. L'ho raccontata da giornalista. Negli ultimi anni io finivo le mie interviste, i miei reportage, i miei sondaggi con un retrogusto un po' amaro di una città che non riconoscevo più. E allora lì mi sono fermato un attimo e ho detto: beh, forse questa, visto che è capitata, potrebbe essere l'occasione per fare anche qualcosa di concreto, oltre che a raccontarla bene la mia città, magari a fare qualche atto diverso e più incisivo a livello amministrativo. E questa è stata la molla che mi ha convinto a dire sì. Da allora, dal 91, da quando hai iniziato a raccontare Livorno, forse una cosa è rimasta sempre la stessa: l'ospedale. C'è un po' di polemica su quel fronte. Il governatore Rossi, il sindaco Nogarin si sono un po' becchettati nei giorni scorsi. Tu come la vedi? Beh, io vedo che innanzitutto diciamo che l'idea dell'ospedale a Montenero è tramontata definitivamente. Quello non è il futuro, e questo lo dico per chiarezza, perché qualche avversario politico dice: beh, non vogliono firmare l'accordo Rossi così, perché poi magari se vincono tornano a fare. No, l'ospedale a Montenero non si fa. C'è un protocollo, un accordo messo insieme tra Dan Nogarin e la Regione Toscana, che
non è conosciuto in maniera approfondita da nessuno, anche dagli stessi consiglieri comunali hanno difficoltà a capire cosa c'è dentro quell'accordo. I 5 Stelle sono stati 5 anni a nicchiare cosa fare, cosa non fare, che via prendere, qual è l'idea giusta. E ora, arrivati a un mese dall'elezione, vorrebbero la firma per poter sbandierare magari questa cosa proprio in campagna elettorale. Secondo me ha fatto benissimo Rossi a dire a questo punto aspettiamo il nuovo sindaco e immediatamente dopo con lui riprendiamo il discorso e sigliamo l'accordo. Benissimo, Questo è un elemento, mi sembra, e anche sudarsi in doveroso. Europa? Diamo più spediti, sudarsi in Europa, La sai, i darsi in tempi Europa è il televisivi o futuro. questo La darsi in Europa è il futuro di questa città, del porto e della città, perché senza quella noi saremo tagliati fuori dai grandi traffici internazionali che sono sempre stati la forza della città di Livorno. Se facciamo quella, liberiamo anche degli spazi all'interno, nella parte interna del porto di Livorno, che potranno essere messi a disposizione di traffici come i Ro-Ro o le rinfuse, che al momento invece hanno difficoltà a trovare posti dove lavorare, dove accogliere questa tipologia di traffico. Si parla tanto di infrastrutture, no? È uno dei grandi nodi a livello anche nazionale. A Livorno, per quanto riguarda la costa, il problema è sempre quello, oltre a quello del porto, il famoso corridoio tirrenico, insomma, che c'è, che è sempre rimasto sulla carta, ma che poi non è mai stato realizzato. Insomma, una Toscana a due velocità anche sul fronte infrastrutturale. Tu come la vedi? Questo è indubbio e su questo permettetemi di fare un riferimento al governo centrale, al ministro Toninelli, perché ci sono due strutture fondamentali per Livorno di cui non si sente più parlare da quando c'è il governo in carica, da quando c'è Toninelli, una è la Tirrenica, che è lì e non è stata più nominata, l'altra per Livorno fondamentale, lo scavalco ferroviario che può unire meglio in maniera più intelligente il porto al suo retroterra, e lì è stato fatto tutto il percorso, conferenza dei servizi, manca una firma e questa firma non arriva e non sappiamo il perché. Rossi qualche giorno fa ha detto se questa firma non arriva e il contributo da parte dello Stato non arriva, ce lo metteremo noi come regione. Noi da Livorno non possiamo altro che dire facciamolo perché è fondamentale. La crisi economica è ormai argomento del giorno su tutti i giornali e a Livorno se ne sa qualcosa. Per quanto riguarda la crisi occupazionale a Livorno, qual è il sistema per superarla? Qual è la tua ricetta? Le ricette sono di facile realizzazione, poi queste ricette devono trovare un riscontro concreto. Io ho detto una cosa quando ho presentato la mia candidatura, io potrei farmi bello utilizzando la frase che utilizzano molti candidati, prima di tutto il lavoro. E è bella, d'impatto, rimane lì e dice guarda bravo questo candidato, però in realtà poi dietro a questo ci devono essere cose concrete. Io le ho individuate nel primo elemento su cui posso veramente fare cose importanti il giorno dopo l'insediamento, ovvero la riorganizzazione della macchina comunale, che al momento attuale è in condizioni disastrate, veramente. Quello ci consentirà, siccome quella è la prima grande realtà lavorativa di Livorno, insieme alla sanità, sono più di 1.000 dipendenti, mettere dentro forze nuove e contemporaneamente migliorare i servizi al cittadino, migliorare la possibilità dei cittadini, commercianti, imprese, aziende di lavorare, magari anche con qualche sgravio fiscale che non sarebbe cosa negativa, e a quel punto poter impostare un discorso di nuove assunzioni, rivolte soprattutto al mondo dei giovani. E questo è il primo elemento che poi dobbiamo fare. Quello che Livorno ha perso nell'industria l'ha perso. Definitivamente abbiamo toccato il fondo, nel senso che sono andate via tante aziende. Adesso, tenendo quello che è rimasto, superato il momento più difficile, dobbiamo mettere dentro delle idee nuove di prospettiva di Livorno euromediterranea che guarda a
determinati tipi di lavoro, di aziende e poi turismo e cultura capace di creare occupazione ed economia. Queste sono le ricette, dette così sembrerebbero Sembra semplici, non semplice detta così, sono facili però da poi in realizzare. pratica è un'altra cosa, a livello Ma occupazionale. di idee, sì, no, ma lo sappiamo, però vedi, io ho una cosa che mi arriva proprio dal lavoro che faccio. Io poi il servizio lo devo portare a casa, in un modo o nell'altro, è sempre stato così. E allora questo mi fa sì che io poi il risultato, in un modo o nell'altro, lo devo portare a casa in maniera molto pragmatica. E questa sarà un po' la mia via, maestra da seguire. Di servizi sicuramente ne hai fatti tanti, come ne abbiamo fatti tanti anche noi, e un po' tutti insomma su quello che è stato il discrimine, lo ha detto anche lo stesso Nogarin in questa legislatura. C'è una Livorno e c'è stato un mandato pre-alluvione e post-alluvione. Quel momento ha significato tantissimo, forse il momento più diciamo, a livello mediatico, ma anche per la città più importante degli ultimi anni. E allora è emersa una gestione sbagliata del territorio, dei torrenti, dei corsi d'acqua che sono stati tombati e magari non dovevano esserlo. Cosa si può fare adesso? Beh, io su questo ti posso dire, io alle 7 del mattino, il 10 settembre del 2017, ero in Lo dici per Viale sottolineare Nazario che invece Saulo, c'era tra Nogarin no. l'altro. Lo dici per sottolineare questo aspetto che è No, stato tanto al vabbè, centro no, delle io polemiche, sì. prima di incontrarlo ho dovuto aspettare la trasmissione in diretta della sera dopo, per capire quali erano le sue sensazioni, ma al di là di questo non volevo fare polemica su questo. Io volevo solo dire che io ho vissuto in prima persona il dolore di dover annunciare quattro morti lì in Viale Nazario Sauro e poi commentare le altre vittime che ci sono state in città. Tu hai parlato di un sistema di gestione dei torrenti, dei fiumi, dei corsi d'acqua sbagliato. E sicuramente degli errori sono stati fatti, senza ombra di dubbio, e quello dovrà essere oggetto di un ragionamento puntuale. Poi però c'è stata la gestione del momento specifico e dell'emergenza successiva. E su questo io sono chiaro, Livorno aveva un sistema di protezione civile che nel marzo del 2017 ha ricevuto dei premi a livello nazionale perché era un sistema di eccellenza. Del 2017 quel sistema di eccellenza è stato smantellato completamente, dal dirigente agli uffici, completamente smantellato Con e tutto quello che c'è ricostruito in stato, lo altro stiamo a modo con altri ricordare. soggetti che stavano facendo altro. 2 mesi dopo c'è stata l'alluvione e i risultati sono questi. E poi c'è Questa Livorno. gestione è stata quella più difficile. Sì, dobbiamo andare più veloci, Luca. Livorno ha avuto Vai. una tragedia, la più grave della marineria italiana. Mi riferisco al Moby Prince e anche al fatto che tu hai inserito nella tua lista civica anche Loris Rispoli, che si è battuto per anni, da sempre, perché ci fosse giustizia e verità. Adesso c'è qualche spiraglio? E io ho inserito Loris Rispoli così come ho inserito anche altri esponenti del mondo associativo livornese, non in quanto tali, ma perché persone che io conosco bene da 30 anni e so che al di là dell'esperienza legata al Moby e quello che ha fatto dopo, è una persona per bene, è una persona che vuole bene a questa città. I miei criteri di scelta sono stati esclusivamente questi. In più abbiamo una persona che segue una vicenda che ha colpito al cuore la città di Livorno, c'è stata una commissione che ha lavorato benissimo negli ultimi mesi. Bene, dopo il lavoro di questa commissione, con il parlamentare Lai che la guidava, non ci sono state prese di posizione o atti concreti da parte della magistratura in questo senso, sul contenuto del riscontro della commissione. Questo mi lascia riflettere, mi lascia perplesso. Dopo un bel lavoro così dovevano arrivare anche altre decisioni e altri elementi per risolvere finalmente questa
questa tragedia e più che altro dal fronte della verità e della giustizia. Grazie Luca per averci fatto compagnia, per essere stato con noi. Grazie anche per aver interrotto per qualche momento una delle tante iniziative elettorali. Non ti abbiamo visto con bandiere della lista o dei partiti intorno, proprio perché stai portando avanti una delle tante iniziative. Grazie davvero per essere stato con noi e a tutti voi per averci seguito. Patrizia, non finisce la pancia. No, assolutamente no. Restate qui perché adesso si parla con Matteo Calì ancora di generazioni, quelle future, e dell'idea di famiglia. Lui è andato e ha realizzato un reportage esclusivo per La Pancia al Forum delle Famiglie di Verona. Grazie a Nicola Vasai, a tra pochissimo.